Ciao a tutti ragazzi, qui Andrea di Marketing Design. Oggi andiamo a vedere come creare un'animazione, una micro interazione sull'iconcina del nostro menu. La classica animazione delle due lineette del menu che clic diventano una X. Questa tecnica è utilizzata sul sito dell'Apple, ve lo faccio vedere subito. Eccola qui in alto, vedete, io clicco, pling, diventa una X. E qua ritorna a essere il classico hamburger, ok? Andremo a ricreare questa animazione. Come base di partenza abbiamo il nostro tutorial che abbiamo fatto nello scorso video, quindi se non l'hai visto ti consiglio di andare a vedere il video precedente a questo, dove andiamo a vedere come creare tutta la struttura del sito dell'Apple Watch Ultra. Prima di partire, per andare a seguire in modo ottimale il tutorial, iscriviti alla community così puoi scaricare il codice che abbiamo realizzato nei precedenti video e gli snippet che utilizziamo per scrivere codice in maniera super super veloce. Quindi eccoci qua sul computer, qui abbiamo il nostro menu che si apre, che abbiamo realizzato nello scorso video con questa elegante animazione. Vedete che qui le nostre lineette non si muovono. Come facciamo a muoverle? Utilizziamo sempre il solito principio che grazie al trigger della classe che aggiungiamo al body, menu open, quindi aggiungiamo una classe al body con JavaScript al click. Questo l'abbiamo visto nello scorso video per far aprire il menu. Utilizzeremo la stessa classe per andare a far muovere queste lineette. Quindi, cosa facciamo? Come prima cosa devo andarmi a targetizzare queste lineette che sono due span dentro l'elemento icon hamburger. Lo abbiamo definito qua, la struttura, diciamo, del CSS della nostra icon hamburger è definita qua. Io vado a selezionarmi il mio primo span, la mia prima lineetta, semplicemente con questo selettore icon hamburger span due punti nth child. Nth child è un selettore dove io gli passo dentro il numero e lui mi va a beccare il primo figlio del selettore che sto passando. Quindi nth child 1, vado a beccarmi la prima lineetta. Ora cosa voglio fare? Voglio ruotare questa lineetta, quindi per ruotarla devo utilizzare il transform. Quindi dico ctransform, che io nei miei snippet ce l'ho sotto translate perché utilizziamo il translate, ma io qui posso dirgli transform e al posto che translate gli posso dire rotate 45 e sono i gradi. Ok. E vediamo se lui me lo va a targetizzare. Devo mettergli il senso di rotazione, deg, così, e vedete che lui me la va a ruotare e poi voglio spostarla in basso, quindi gli dico translate y, quindi sull'asse delle y 6, così facendo dovrebbe tirarla un po' giù. No, gli dà fastidio perché devo mettere 6px. Ok, e vedete che l'ha tirato un po' giù. Ora mi copio questo bel selettore e vado a targetizzare il secondo nth child e gli dico il rotate deve essere meno 45 degree, ok? E devo tirarlo su, quindi per tirarlo su gli devo dire meno 6. E vedete che abbiamo una X un po' sbilenca. Proviamo ad andare un attimo qui a giocare con le dimensioni per aggiustarlo. Provo a dirgli meno 7. Andando a mettere qui 9 e 9, dovremmo esserci. Vedete che abbiamo una X. Perfetto. Ora, come facciamo ad animare questo qua al click? Abbiamo qui sotto un JavaScript che mi aggiunge una classe menu open sul body, come abbiamo visto nel video precedente. E praticamente cosa faccio? Mi vado a copiare il mio menu open, lo metto qui davanti, quindi questa istruzione CSS viene eseguita solo quando la classe menu open viene aggiunta al body e viene aggiunta al body quando noi andiamo a cliccare sull'icon hamburger. Quindi guardate un attimo, io vado qua, clicco, boom, mi viene la X, clicco e va su. Come faccio ad animare il tutto? Basta che gli do un bel transition al mio span qua, gli diciamo C transition
Questo vuol dire, ok, animiamo tutte le proprietà con un'animazione un secondo un po' lenta con questo, con questa curva di accelerazione. Quindi se vado di qui vedete che abbiamo la nostra bella animazione molto lenta, è molto più carina se la velocizziamo. Proviamo a dargli 0.2 secondi. Se clicco qui, boom, vedete com'è più scattante. Ottimo. Questo è tutto ragazzi per il video di oggi, lasciami un bel like, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, iscriviti alla community così puoi scaricare il codice e gli snippet e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!